a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È da tantissimo che non registro un Get Ready With Me, cui chiacchieriamo un pochettino, ci trucchiamo insieme, una cosa che amo. Anche se faccio tantissime dirette sul mio secondo profilo Instagram, in cui appunto mi trucco e chiacchieriamo insieme e rispondo alle vostre domande, però proprio un Get Ready With Me qui su YouTube non lo faccio da una vita. Applico il primer, questo qui di Shiglam Grip, che appunto ha un effetto grip e fa proprio appiccicare il trucco sul viso. Comunque ho deciso spontaneamente di prendere e accendere la telecamera, anche se non so proprio di cosa parlare in questo video, perché ho paura di essere ripetitiva, proprio perché sono così tanto attiva su Instagram, faccio tante dirette, faccio tante storie, ho paura magari di ripetere sempre le stesse cose. Ovviamente la mia faccia è diventata fucsia fluo, lo sapete, ho la pelle super sensibile. Veramente in tante mi avete chiesto nell'ultimo periodo di realizzare un video in cui vi mostro il mio make-up da tutti i giorni e appunto vi parlo anche dei prodotti che utilizzo, vi faccio una sorta di recensione. Quindi in questo video parleremo delle ultime novità della mia vita e in più vi faccio vedere anche prodotto per prodotto quello che utilizzo. Io non uso il fondotinta perché secondo me io ho smesso di utilizzare il fondotinta, perché è una cosa che mi sono chiesta nell'ultimo periodo, perché io ho legato il fondotinta tanto al mio periodo acne, nel senso che utilizzavo il fondotinta per coprire tutto quello che avevo sul viso, quindi tutti i brufoli, eccetera. E quando appunto ho mandato via l'acne, certo adesso ho qualche macchiettina e comunque sto mandando via, ma non ho più l'acne, ho completamente smesso di utilizzare il fondotinta, perché per me in quel periodo era proprio una sorta di schiavitù, cioè ho l'acne, devo mettere un po' di fondotinta per coprire la situazione, perché comunque un minimo mi sentiva a disagio ad avere tutti quei brufoli. E quando appunto è sparita la mia situazione acne, ho smesso di utilizzarlo perché non ne sentivo la necessità, nonostante non abbia una pelle perfetta, super uniforme, perché ovviamente post acne non è che è tornata perfetta. E però comunque ho smesso di usarlo perché ho detto boh, non ne ho bisogno, non devo coprire effettivamente nulla, quindi riesco benissimo con i correttori a fare tutto ciò e quindi questo. Però effettivamente tipo l'altra sera l'ho messo perché ho pensato che bell'effetto uniforme te lo dà solo il fondotinta, e poi ci sta che appunto durante il giorno preferisco non utilizzarlo perché comunque anche meno trucco sul viso male non fa. Comunque, i prodotti che sto utilizzando appunto in questo momento per la mia base sono il correttore cancelletà di Maybelline, lo 01, e questo qui di Elf che purtroppo sta finendo, che è il Camo Concealer colorazione Fair Warm. Non penso che lo riacquisterò adesso più che altro perché appunto arriverà l'estate, quindi spero di avere un minimo di colore in più, e questo è veramente molto molto chiaro. E quindi insomma non penso mi sia utile, preferisco terminare gli altri correttori chiari fin quando non mi abbronzo e poi appunto a settembre lo riacquisterò. E la verità, il cancelletà di Maybelline è un correttore che mi piace tanto, anche per il viso mi piace, infatti adesso ne vado a mettere un altro pochettino perché ho notato che c'è qualche macchiettina che non si è coperta, e poi lo ripasso anche un pochino qua. Che appunto è un correttore che va ad uniformare, però è molto leggero, cioè non rende la base pesante. Comunque se io guardo di là un po' qui sotto è perché ho specchi in giro e ovviamente non riesco a truccarmi guardandomi nello schermino questo qui piccolo. Novità della mia vita, un po' di aggiornamenti perché me l'avete chiesto in tanti. Ancora fidanzata con Sergio? Chi mi segue su Instagram sa già la risposta, ma anche banalmente su TikTok, mentre chi non mi segue sui miei altri social ovviamente non sa, non è aggiornato sulla situazione, ma sì, io e Sergio stiamo insieme. Tra pochi giorni faremo ben 4 anni e mezzo. Mi sembra assurdo che il tempo stia volando così tanto. E tra l'altro, amici, tra poco si avvicina anche il mio compleanno, parlando di tempo che vola, perché il 3 giugno faccio 22 anni. Magari alcuni voi diranno: oddio, 22 anni, sono cresciuta con lei da quando ne aveva 15, com'è possibile? Me lo chiedo anche io. Mi sento 22 anni? No, io me ne sento sempre 20. Cioè, l'età che mi vedo bene addosso è 20 anni, che poi vabbè, 20, 22, comunque sono un paio d'annetti, niente di che. Però proprio non lo so, io mi sento così, cioè a volte tanto matura, quindi grande, altre volte però così piccola che sembra che il tempo mi stia sfuggendo dalle mani. Cioè quelle classiche frasi che dicevi da piccola: ah, io a 29 anni farò un figlio. Poi effettivamente arrivi a 22-23 e dici: cavolo, mancano solo 7 anni a questa cosa. E quindi niente, mi mette un po' ansia questo correre dell'età, questo avanzare dell'età, perché
io sono una persona che si pone tanti obiettivi e ci rimane male se non riesce a raggiungerli. Quindi la mia preoccupazione è proprio quella di vedere che appunto vado avanti per quanto riguarda l'età, ma magari rimango indietro con i miei desideri. Quindi non lo so, speriamo bene. E tra l'altro appunto non so neanche come festeggiare il mio compleanno, non ne ho proprio idea. Perché volevo fare la classica cosa a bar, aperitivo con gli amici, però non so proprio cosa fare, non so neanche cosa mettermi. Devo assolutamente capire. Tra l'altro, oggi che sto registrando questo video è il 12 maggio e sono le 12:09 e appunto mi sto preparando per andare a mangiare fuori per la festa della mamma con la mia famiglia. Vedo l'ora di mangiare, vi giuro, sono proprio affamata. In realtà ci sono tanti temi effettivamente di cui posso parlarvi in questo video, ma sapete cosa? Mi sa che vi parlo proprio del piercing. In tutto ciò ho messo un chilo di blush, però vabbè, meglio così, così sono più abbronzata. Passiamo all'altro argomento clou, di cui mi avete chiesto veramente in tanti anche su Instagram, quindi ho pensato di parlarne in questo Get Ready With Me, che è l'argomento piercing. Intanto andiamo a murare la situazione. Sì, ho fatto un piercing e ho fatto l'elix, questo qui. Questo piercing lo volevo da tantissimo, da quando avevo tipo 14-15 anni, ma non mi ero mai decisa a farlo perché avevo super paura, non tanto del dolore, ma del posto. Con chiunque parlassi di questo piercing mi dicevano tutti quanti: no, non te lo fare, fa un sacco di infezione, è un piercing bastardo, avrà infezione in una continuazione, te ne pentirai, eccetera. E quindi io proprio per queste voci che mi arrivavano, decisi appunto in tutti questi anni di non farlo. Perché niente, cioè non volevo avere questa scocciatura di queste infezioni continue, eccetera. Anche perché io sono una molto ansiosa nei confronti di me stessa, degli altri no. Quindi avevo stra paura, ma anche di farmi male, non lo so. E poi, perché mi è successo un aneddoto tanti anni fa, quando avevo 15 anni, che la mia migliore amica, appunto, venne l'infezione all'elix e pensate che l'orecchino si era completamente inglobato nella pelle, a tal punto che non si vedeva più. Ho dovuto togliergli io l'orecchino, quindi l'elix, per strada, senza guanti, con le mani sporche, durante una serata in cui eravamo usciti, perché appunto si era talmente infettato che lui stava malissimo e gliel'ho dovuto togliere io. Quindi immaginate quella scena e pensare: voglio fare anch'io questa cosa, pensare: no, voglio farmi anche lo stesso piercing del mio migliore amico. La mia testa dicevo: no, ma che dici, non lo fare, non lo fare, non lo fare. Infatti mi sono trattenuta per un sacco di anni e non l'ho fatto. Non so come mai, vi giuro, non ne ho idea, mi è venuta un'altra volta questa fissa. Questa fissa pazzesca di questo piercing. E appunto, tra me e me ho detto: dopo che faccio la prima prova intercorso di analisi 2, che appunto voi avete visto il vlog, io me lo vado a fare. E così è stato. Vi ho fatto due scatole così su appunto Instagram, perché mi chiedevo sempre: qualcuno l'ha fatto, mi può dire la sua esperienza, qualcuno mi può dire così, qualcuno... Ho chiesto informazioni veramente di ogni genere. Sembra che mi dovessi quasi fare un tatuaggio in faccia per l'ansia che avevo. Tante, ma tante di voi mi hanno detto: no, Marti, non lo fare assolutamente, non lo fare, è un piercing che mi ha fatto dannare. Mi volevano far cambiare idea. Però io, nonostante insomma fossi un po' spaventata, ma comunque decisa, io volevo tornare un giorno a casa con quel piercing all'orecchio. Voilà, eyeliner fatto, come sempre. Proprio piccolo come lo volevo all'inizio, cheat. Andiamo a mettere il mascara. Altra domanda che mi fanno tantissime. Io, ragazzi, utilizzo solo e soltanto il Call Me Queen di Essence da quando l'ho scoperto. Non ho cambiato, allora non mi sento proprio di cambiare perché mi piace da morire. Tant'è vero che ne ho comprato anche un altro sul sito di Notino o di Douglas, forse di Douglas, di scorta appunto, perché mi piace tantissimo. E ho visto che a tante persone non è piaciuto, a me piace da morire e trovo che io faccio del risultato. È pazzesco. Comunque, stavo dicendo che quindi ho chiesto un sacco di informazioni a voi su Instagram, con la vostra esperienza. E ho detto: vabbè, sì, poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo. Era andata con Sergio al centro commerciale da Zara. E praticamente, che cosa è successo? Che stavamo chiacchierando. A un certo punto avevo comprato delle cose appunto da Zara, perché ero andata appunto apposta al centro commerciale solo per andare lì. Interrompo, utilizzo un po' di Lash Without Limits di Essence, giusto per pettinarli un pochettino e basta, e dopo vi faccio vedere il risultato finale. Dicevo, a un certo punto, mentre stavo camminando per il centro commerciale, Sergio riceve una chiamata e quindi parla al telefono.
quindi niente, nel mentre mi sentivo un po' tra virgolette sola, non sapevo che fare, stavo a telefono da tipo 20 minuti, ho visto una farmacia di fronte a me. E l'ho visto proprio come quasi un segno che mi stavo lamentando, Madonna che palle, sta a telefono da mezz'ora. Entro in questa farmacia, si è già rimasto fuori, appunto a parlare. Poi vado così, diretta dalla tipa della farmacia e faccio: io voglio farmi il piercing qui sopra, l'helix, me lo puoi fare? Sì, scegli l'orecchino, ho scelto il brillantino più semplice che c'era, più tranquillo, però comunque di una dimensione abbastanza grande affinché si potesse comunque vedere. E lei fa, e le chiedo ovviamente farà male, e lei mi dice, vabbè, rispetto all'orecchino al lobo sicuramente un pochino sì. Che faccio, lo metto, sei convinta? Io faccio, sì, mettilo così, io so che lo devo fare per forza perché tu l'hai messo nella pistola. Ragazzi, questione di un secondo, non mi ha fatto niente, credetemi, niente. Sento come gli altri buchi alle orecchie, cioè che in sé per sé non ti fa una mazza. Però appunto magari ti brucia un pochettino dopo il primo minuto e così magari per tutta la giornata, ma è una cosa molto sopportabile. Comunque appena fatto pago, vado da Sergio e faccio tadan! Lui era scioccato, scioccato perché ovviamente ne avevo parlato anche a lui di questa cosa e volevo farmi questo piercing, diciamo che lui non è un amante di piercing, tatuaggi eccetera eccetera, ma neanche a me piacciono i piercing, mi piacciono solo quelli alle orecchie, poi basta, non mi piacciono. Quelli sul viso, sul corpo, ombelico, zero spaccato proprio. Mi ha scioccato e io ero felicissima perché non avevo visto quel piercing solo come ah, che bello, ho fatto il piercing che volevo. Sta quasi come una conquista personale perché appunto io di solito sono una persona un po' fifona, tranne per quando sono decisa, tipo. Io ho 5 tatuaggi, ho deciso di farmeli appunto, non è che stavo lì, oddio mi fa male, stendevo il braccio e me lo facevo fare. Però ecco, in alcune cose sono un po' fifona e quindi il fatto che io fossi andata lì e soprattutto a volte sono molto indecisa. Quindi nonostante appunto io ci abbia pensato per tantissimo tempo, sono andata lì bella decisa, subito da sola, senza tenere la manina a nessuno e me lo sono fatto. Magari appunto per le persone che hanno tanti piercing, questo piercing sembra una cazzata e ci può stare, lo capisco. Però per me è stata una conquista personale, cioè ho fatto questa cosa da sola, senza dover tenere la manina a nessuno, senza paura perché ero veramente decisa a farla, quindi insomma è stata una bella cosa per me. Comunque eccolo qui. Le esperienze mi ha fatto infezione, quello che mi avevano detto gli altri era vero? Ah, in tutto ciò, aspettate, questo è il risultato del mascara, cioè io direi pazzesco, non penso ci sia bisogno di dire altro. Comunque, dicevo appunto, effettivamente mi ha fatto infezione tutto quello che mi ha detto? No, non mi ha mai fatto infezione, ormai questo piercing ce l'ho da esattamente un mese, tipo dopodomani, passato un mese, e mi avevano fatto, mi dovete credere, no? Lo so che non ve l'avete mai detto con cattiveria. Però davvero ci sono state delle persone che appena io ho mostrato il piercing nelle storie, perché io subito ho condiviso e avevo fatto questa cosa con voi proprio perché vi avevo talmente tanto assillato con 10.000 domande su questo piercing che volevo subito dirvi ce l'ho fatto, eccetera. Tantissime persone mi hanno veramente fatto una testa così per la scelta di averlo fatto con la pistola e non con l'ago. Per me l'ago non era proprio tra le possibilità, cioè non c'è mai stato, per me o non facevo il piercing o facevo il piercing con la pistola, non c'è mai stato l'ago tra le mie opzioni. Penso di aver scelto la pistola? Assolutamente no, non è successo assolutamente niente, l'ho curato bene, adesso dico anche cosa ho utilizzato. Quindi è tutto molto molto soggettivo. Tante persone iniziano a dire: ah, sicuramente ti farà infezione perché fa infezione a tutti, al 99% della popolazione. Non so se sono davvero così fortunata io, ma sinceramente non credo. Io penso semplicemente di averlo curato molto bene. Questo è stato il segreto, tra virgolette, di tutto. Io ci dormo su tranquillamente, tra qualche giorno vado a comprare un bel orecchino nuovo e ci metto un bel orecchino su. Non ho mai avuto problemi, non mi ha mai fatto male, non... niente. Ovviamente ci tengo a sottolineare che quando l'avevo appena fatto, comunque anche i primi 10 giorni, quando mi si impigliavano i capelli dentro, mi faceva male, ma tuttora ogni tanto mi dà un po' fastidio se si impigliano i capelli dentro. Ma perché appunto è normalissimo. Ma credetemi, se lo volete fare, fatelo, non ho mai avuto un problema, se non fa male,
Non fa niente. Poi vi faccio vedere quello che ho utilizzato. Io l'ho comprato su Amazon, non è una sponsor, l'ho pagato con i miei soldini. Ah, comunque il trucco è finito. Ragazzi, sempre il solito, questi video sono fatti per chiacchierare, non per fare la makeup artist. Vi faccio vedere che cosa ho utilizzato io per curarlo. L'ho preso su Amazon, l'ho pagato all'incirca 8,50 euro. E si chiama Prontolind, segnatelo, Prontolind Spray. Praticamente non so che cosa ci sia qua dentro, ma è questo che non mi ha fatto niente, nessuna infezione. Voi praticamente mattina e sera dovete fare questo, spruzzare un pochettino. Adesso mi sta cadendo tutto addosso, sui pantaloni che devo uscire. Un altro colpettino qui dietro, poi prendete un pochino con le mani e girate l'orecchino. Io così l'ho curato per un mese. Adesso tra 2 giorni, appunto, appena compio un mese, smetterò di utilizzarlo, perché insomma dopo un mese penso si sia un po' cicatrizzata la situazione. Ovviamente datemi consigli anche voi, perché in tanti mi avete detto più lo curi meglio è. Però fino a quando lo devo curare sto piercing? Ormai è passato un mese. Assolutamente super consigliato, e veramente io vi consiglio di utilizzare questo qui. Il primo giorno utilizzai l'acqua ossigenata e in tantissime mi avete sgridato: no, non si fa, non si fa, non si fa. Quindi ho ascoltato il vostro consiglio, piuttosto che ingegnarmi da sola a capire, sono andata su Amazon e ho preso questo, e costa poco ed è adatto a tutti i piercing, ma anche i buchi alle orecchie, piercing all'ombelico, in faccia, orecchie, ovunque. E infatti questo è proprio consigliato dai piercer, perché sotto c'erano un sacco di recensioni in cui scrivono le persone: ah, il mio piercer mi ha consigliato questo prodotto. Quindi se vi fate qualunque tipo di buco, orecchio, faccia, ombelico, quello che insomma vi piace, utilizzatelo. Veramente ve lo stra consiglio. Non ho avuto un'infezione neanche un giorno, non brucia per niente, non ha un cattivo odore, è comodissimo, proprio perché prendete e ve lo spruzzate. Giuro che l'ho pagato, cioè posso farvi vedere la ricevuta, l'ho pagato. Però quando una cosa mi piace ve la consiglio, punto. Questa è la mia esperienza con il piercing, appunto ora è così, sano e salvo, sta benissimo, mi piace a morire, non mi sono mai pentita, è stupendo, è molto fine, quindi mi piace tanto. Quando faccio questa acconciatura che leggo i capelli così non semi raccolto, mi piace moltissimo che quando mi giro si vede, molto carino, sono molto soddisfatta. E niente, questa è stata la mia esperienza con l'Helix, spero che vi possa essere stata utile. Però prima di chiudere voglio dirvi un attimo tutto quello che ho utilizzato, perché vi ho detto che ve ne avrei parlato, ma non l'ho fatto perché mi sono fatta prendere dal discorso. Come primer ho utilizzato appunto il Good Grip di She Glam, che è un primer a appiccicosino che fa attaccare meglio il makeup. Come correttore ho utilizzato, appunto, ve li ho fatti vedere, i Maybelline Cancelletà e Elf Camo Concealer, la versione idratante. Come bronzer in crema, Makeup by Mario. E come blush in crema, questo qui di She Glam della collezione vecchissimo di San Valentino Modern Love, con un po' di illuminante. Mi piace fare questo mix, un po' di blush, un po' di illuminante in crema e mixarle, anche se poi vabbè opacizzo tutto con la cipria, quindi manco più si vede, però vabbè. Poi appunto cipria, questa qui di Huda Beauty, la mia preferita. Cioè guardate qua, io la sto finendo, voglio piangere. Poi gel per le sopracciglia ho utilizzato appunto quello di Anastasia Beverly Hills, il mio preferitissimo, nella colorazione medium brown. Ho utilizzato come terra NARS Laguna e come blush appunto su qui di Alba Makeup, ho utilizzato vecchissimo anche questo, però un rosa molto carino, mi piace. Ho utilizzato come eyeliner su qui di NYX Professional Makeup l'Epic Ink Liner. E setting spray ho utilizzato questo qui di Essence con Paperina. Mascara Call Me Queen e Lash Without Limits, quello lì sempre di Essence. E poi contorno labbra, la 0 novelle di Puro Bio, che purtroppo sul mio sito ormai è finita, però c'è la 08L di Puro Bio, che è molto simile come colorazione, quindi prendete quella, ascoltate me. E poi come gloss ho utilizzato questo qui di She Glam nella colorazione Unconditional, che è molto molto carino. E niente, questo è stato il mio makeup, profumo Yves Saint Laurent Libre, ve lo dico perché mi chiedete anche spesso qual è il mio profumo. Io vi voglio un mondo di bene, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, se non segui il mio canale, clicca subito e iscriviti per aggiungerti a questa bella famiglia di persone che stiamo costruendo qui su YouTube. Un bacio enorme, vi aspetto su tutti i miei social che trovate giù nell'info box, Instagram, TikTok, ho 2 profili Instagram, vi aspetto. Vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazze!